Adesso abbiamo bisogno di tre consecutive in campionato, perché Lecce e la Coppa. È una grande vittoria. È una grande vittoria contro una squadra che ha, penso, stata sorpresa del modo come noi abbiamo giocato. Nessuno se lo aspettava. Abbiamo creato tante difficoltà a loro in primo tempo. Dopo, in secondo tempo, loro hanno dimostrato la squadra che sono, una squadra di qualità con tanti giocatori tecnicamente bravi, con un modo di giocare che Andrea Zoli ha trovato che è bellissimo, al di là di essere obiettivo è bellissimo. E è stata una partita difficile in secondo tempo, però credito a loro e credito a noi per tre punti veramente difficili, però sono tre punti e una gara, come dico, difficile, una giornata dove Lazio, Atalanta, Fiorentina, tutti loro hanno fatto solo un punto. Non mi piace dire perso due, preferisco dire hanno fatto solo un punto. E era importante per noi trovare questa vittoria. Adesso posso festeggiare meglio il mio compleanno, il compleanno del mio figlio anche, e dopo tornare a lavorare forte e cercare di prendere 3 punti contro Genova, perché quello sì, sarebbero 3 partite, 9 punti, sarebbe veramente importante per noi. Sergio, Esley, la continuità di Abraham, la maturazione di Zaniolo, la sua mentalità si comincia a far sentire su questa squadra. No, hanno giocato bene. Ovviamente, nel secondo tempo abbiamo fatto peggio, abbiamo avuto qualche difficoltà. Il modo come noi abbiamo pressato in primo tempo sarebbe ovviamente chiaro che in secondo tempo non potevamo fare lo stesso, una intensità altissima, pressando non solamente i difensori, andavamo anche a pressare il portiere quando la palla arrivava al portiere, per Nico, per Tami e per Miki è stata una gara difficile. Abbiamo fatto molto bene in primo tempo, secondo tempo ovviamente difficile, però è parte del calcio, è parte di giocare contro squadre di qualità e il più importante sono i 3 punti che veramente noi avevamo bisogno. Un flash si è arrabbiato moltissimo ai gol presi, quello fa parte della ricerca della perfezione. Il secondo gol è chiaro per me, Barami, e per quella ragione lì ho fatto il cambio dopo di Veretout, io ho cambiato per 3 e 1 linea perché Barami veniva sempre a giocare lì in quello spazio interno e dopo è finito. Però lui tira di quella posizione, la palla tocca a Mancio. Non c'è nessuna possibilità per lui. Però dopo lì abbiamo chiuso la porta bene, abbiamo gestito bene la partita, i giocatori hanno fatto tremendo sacrificio nel modo come hanno lavorato. Per me è una buona vittoria.